Oggi, 26 gennaio, sto sulla sommità della Frana. L'ultima volta che sono stato qui sopra è stato il 4 agosto 2009. Sicuramente la situazione non era quella odierna, perché da come si evidenzia, chiedo scusa perché è una situazione molto precaria, c'è uno smottamento di un costone come ipotizzato, come pericolo di un improvviso smottamento di questo vascone, dove si vedono che i vigili del fuoco stanno lavorando, e possa causare lo smottamento a valle di tutto l'invaso dell'acqua. Ma da come si vede, tutti quei tubi rossi e quei tubi neri è, diciamo, i lavori che avevano effettuato per far scendere a valle l'acqua del laghetto. Ma purtroppo c'è stato un movimento franoso che ha determinato lo staccamento dei tubi, il distacco dei tubi predisposti per lo svuotamento da portare nel fiume allo scalo di Montacuto. Si vede dalla grafica che la situazione obiettivamente peggiora. Peggiora sempre, signori, la situazione. Un attimo soltanto, perché ho difficoltà di stabilità. Pertanto il costone che minaccia il laghetto è di una quantità enorme, ma oltre quello, che cosa si potrà staccare dalla parete, come è già successo a quest'altro fronte? Su questo fronte, quando io ho fatto le riprese ad agosto, era dritto. Oggi c'è tutto questo smottamento di questa massa enorme di terreno che preoccupa la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, al punto di bloccare la circolazione a valle. Questi signori è proprio sulla sommità, il famigerato lago, da come si dice che da 400 anni minaccia di scendere a valle, e che dopo 400 anni, dovrò aspettare il 2006 per farlo, maledetto giorno. Comunque sono sempre immagini a livello amatoriale, nessuna professionalità. Per l'ennesima volta colui che vi parla non è né Indiana Jones né il giustiziere di nessuno, è un cittadino come voi, che per la propria attività beneficia di questo tragitto. E in questo momento ho le mie grandi difficoltà, come tutto il territorio, signori miei. Che Dio ce la mandi buona. Rientrando dalla partenza della Frana, sulla strada a circa un chilometro, ecco i mezzi di quelli che stanno operando nel laghetto, dei vigili del fuoco della Protezione Civile, signori.
E questa è l'immagine del redivivo Guido che è sopravvissuto alla fatica. Ecco signori, stiamo rientrando dalla sommità, ci siamo portati giù dove c'è la strada per rientrare a casa. Dopo le riprese fatte sulla sommità della frana, ci siamo portati allo scalo di Montacuto. Pertanto queste immagini sono dell'acqua che scende da sopra e scende allo scalo che porta questo canale al fiume Cervaro. Vedete comunque quanta acqua scende da monte. E questo è il fronte del terreno che oggi ininterrottamente l'impresa del momento continuamente svuota il terreno che scende allo zoccolo della frana per garantire la transitabilità, ma non dico più la transitabilità dei mezzi perché inspiegabilmente la strada è stata chiusa per sicurezza, ma signori miei questa sicurezza non la vedo minata da niente, perché questa situazione è la stessa di un mese fa, di 2 mesi fa, di 4 anni fa. La precarietà, l'ingiustificata chiusura di questa strada non ha giustificazione. Non ci sono giustificazioni, signori. È vero che il terreno slitta. I camion garantiscono, l'impresa garantisce con i propri mezzi e con qualche difficoltà di transito dei mezzi, e che si poteva continuare così. E questa è la cosa che non ci spieghiamo nessuno. Perché per un eventuale pericolo si chiude la strada e non si garantisce la transitabilità con la stessa precarietà dei mezzi che lavorano? Perché questi mezzi che lavorano sono in pericolo anche loro. Perché loro lavorano sulla strada e noi con lo stesso non possiamo beneficiare dello stesso transito che i camion fanno, anche se è diventata una strada da cantiere? Questo è terreno tutto di riporto. Ecco, vedete? Questa è tutta la bretella. Mi sapete dire i motivi di questa chiusura? Quanto fino a ieri l'impresa, compatibilmente con i mezzi in movimento, garantivano la circolazione non più con la semaforica, ma con 2 persone dell'impresa che gestivano il traffico. E in difficoltà si passava, ma si passava. Oggi, inspiegabilmente, nemmeno più questo beneficio. Perché? Questo chiediamo noi all'ANAS e alla Protezione Civile. Quali fatti nuovi sono subentrati? Questa è la strada, signori. Oggi, 26 gennaio, mai visto queste immagini, fanno paura, ma ormai noi ci siamo abituati, stiamo convivendo con questa realtà da anni. Come mai oggi improvvisamente c'è questo pericolo?